Ciao ragazzi e ben ritornati con noi sull'Otaku TV Italia. Io sono Alberto e io Manuel e oggi vi presentiamo un video dedicato agli special Otaku TV Italia. Oggi parleremo di un grande capolavoro atteso in quest'anno, il 2013, per quanto riguarda i possessori di una Sony PlayStation 3. Stiamo parlando di Beyond Two Souls, ragazzi, ovvero Beyond Due Anime. Accompagneremo questo special con una special edition, appunto, di questo grandissimo game per PlayStation 3, con il quale vi mostreremo tante chicche che non si trovano nell'edizione normale. Insieme a questo grande video vi mostreremo anche l'artbook e insieme a noi, dedicando veramente tutta la nostra, diciamo così, passione per questo game, cercheremo di passarvela anche a voi utilizzando un nuovo sistema per l'Otaku TV Italia, bensì la doppia ripresa. Con una telecamera guarderete noi che stiamo collaudando e stiamo giocando a questo grandissimo game e con l'altra potrete guardare direttamente il gameplay in corso. Perciò mi raccomando ragazzi, rimanete qua sull'Otaku TV Italia. Ci rivediamo subito dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron e la sigla dedicata a che cosa? Dedicata agli special, ragazzi! Eccoci qua ragazzi, ritornati dopo il nostro breve stacco pubblicitario e la nostra sigla dedicata agli special Otaku TV Italia. Siete sempre in compagnia di Albo e Manu e oggi parleremo, come abbiamo detto nel video di prima, di anticipazione di Beyond Two Souls, ragazzi. Abbiamo scelto di svolgere interamente un servizio accurato nei minimi dettagli, perciò abbiamo scelto anche di fare un unboxing davanti a voi di questo spettacolare game per PlayStation 3, uno dei più attesi nel 2013. Perciò ragazzi procediamo, anche perché sinceramente non ce la faccio più e non vedo l'ora di provarlo. Esatto, abbiamo aspettato proprio il video per aprirlo, ragazzi, per condividere questa gioia con voi. Intanto che osserviamo, e sinceramente voglio partecipare anch'io all'apertura. Vai Manu, vai. Olè. E tocca a te Manu, l'altro lato. E voilà ragazzi, ecco la magia. Inizio già a sentire un'atmosfera di thriller psicologico. Tu che ne dici Manu? Sarà un bellissimo gioco.
Noi abbiamo potuto provare soltanto la demo e vi dico soltanto, ci picchia, solo la demo già dice tutto. Sì, dice ragazzi, tutto. Perché io e Manu l'abbiamo provata in due volte diversamente, perciò io un giorno e lui un altro, ed è andata in due modi differenti. Allora il pensiero mi assale, ma se è una demo così, come sarà questo game? Fenomenale, ragazzi. Infatti una cosa molto importante, scusa Manu se ti ho interrotto, è che questo special dedicheremo tutto il tempo che possiamo a questo game. Perciò non sarà il solito video da 15 minuti o 20 minuti, ma bensì assaporerete con noi questo game. Il tempo oggi, diciamo, la fa da sovrano, non avremmo fretta e potremmo collaudare bene insieme a voi questo game. Perciò scusate, io inizio ad aprirlo. Innanzitutto una cosa da notare: copertina trasparente che completa la cover, la copertina del game. Da notare, una copertina steelbook, ragazzi, quindi totalmente laminata per l'edizione speciale. Guardate qua gli effetti, come è già curata la confezione. Allora, possiamo svelare innanzitutto a quelli che ci guardano che cos'è, cosa rappresenta innanzitutto. Innanzitutto rappresenta la protagonista principale, ovvero Jody. Ok, e poi l'arma segreta di questo personaggio, nonché Aiden, ragazzi, questo fascio di luce blu. Perciò, andiamo... mamma mia, ragazzi, sono... Olè! Wow! Ragazzi, ecco il contenuto dell'edizione speciale di... Beyond Two Souls, ragazzi. Qua abbiamo il CD da un lato del game, poi troviamo qua, nel lato, un libro, che è quello delle istruzioni, giustamente, per iniziare un pochettino... a, diciamo così, impratichirci. Esattamente, ovvero un mini tutorial. E poi qua trovo un codice che non vi posso far vedere, giustamente per motivi strettamente legati al fatto che se lo vedono gli altri poi tanto proverebbero inutilmente. Esatto. Perciò evitiamo a priori. E il game che adesso andremo a mettere dentro la nostra PlayStation 3 per partire con questo grande game. Eccoci qua, ritrovati per il nostro gameplay di Beyond Two Souls, ragazzi. Con la nuova tecnologia dedicata a noi dell'Otaku TV Italia, abbiamo scelto di farvi vivere, guardandoci mentre giochiamo, a questo fantastico game. Perciò, ragazzi, non abbiamo più misteri, neanche segreti. Oggi ci godremo tutti insieme questo capolavoro per PlayStation 3. Siete sempre insieme ad Aldo e Manu. E allora partiamo con questo gameplay. Mamma mia, ragazzi, sono come un bambino, ragazzi. Non vedo l'ora. Sono tutto emozionato. Adesso aspettiamo un attimino che schermata nera starà caricando. È la prima volta che inseriamo questo game, infatti ci dà l'aggiornamento da fare e noi lo facciamo volentieri, anche perché è giusto così. Appunto. Allora, innanzitutto vogliamo ricordare qualcosa, anzi più che altro, mentre aspettiamo il da farsi sull'aggiornamento, che dovrebbe essere anche abbastanza spiccio, speriamo, cosa possiamo dire di questo fantastico game? È stato fatto dalla Quantic Dream. Sì, esatto, la casa produttrice è, come ben vi ricordate, di Heavy Rain, capitanata dal famosissimo e nonché bravissimo, ci sta, David Cage, quindi sviluppatore di Heavy Rain. Ragazzi, cosa dire su questo gioco? A volte c'è o da dire troppo o da dire poco e gustarselo, perché non ci sono parole che tengono, bisogna vivere certe emozioni, come stiamo facendo io e Albo in questo momento. Sì, ragazzi, oggi abbiamo scelto di impegnarci particolarmente perché, a parere nostro, è il capolavoro 2013. Non ha molti, diciamo così, avversari in questo genere.
Ricordiamo tutti quanti che le visioni di questo gameplay magari in tante scene sono anche un po' crude, perché giustamente sulla copertina vengono indicate nudità e altre cose. Perciò ragazzi, mi raccomando, noi vi avvisiamo. Perciò per i più deboli magari cambiate video. Che ne dici, Manu? Non vedo l'ora che questo aggiornamento sia finito per provarlo, ragazzi. Vi diamo una buona notizia, anzi lo possiamo guardare tutti insieme, si trova già al 68%, perciò meno male. Intanto io mi trovo in mano l'artbook. Questo artbook è veramente particolare per vari motivi. Innanzitutto dobbiamo dire che è un accessorio che per gli appassionati di questo game, più che altro, o almeno appassionati da almeno Heavy Rain, un po' come lo sono stato io, non si possono far mancare. Manu, cosa troviamo all'interno di questo artbook? Beh, viene spiegato appunto come è stato sviluppato il gioco, con quali tecniche, tipo il motion capture, che sono state utilizzate appunto per dare questa fedeltà grafica. Come ben ricordate, in questo gioco troviamo due attori molto, molto famosi, due attori di Hollywood, quindi rinomati. Abbiamo Willem Dafoe, nonché, ragazzi, se siete appassionati di film, ispirati ai personaggi Marvel, è quell'attore che ha impersonificato, Goblin in Spider-Man 1, quello con Tobey Maguire. E come protagonista principale femminile troviamo Ellen Page. Guardate lì. E come potrete poi notare nella grafica, se prendeste una foto di Ellen Page e vi guardate il gameplay nostro, sono uguali, quindi la fedeltà grafica è allucinante. Bene ragazzi, io non voglio trattenervi ancora in chiacchiere, perché come vedete dobbiamo impostare la lingua, quindi il gioco è partito. Andiamo ragazzi. Innanzitutto, novità: questo game finalmente comprende un'opportunità, quella di giocare a due giocatori contemporaneamente. Manu, spiegaci meglio, più di preciso, cosa possiamo fare con due giocatori insieme? Abbiamo un'interazione doppia, quindi c'è chi impersonifica e comanda il personaggio principale, quindi Jodie, e chi Aiden, appunto questa, non so come dirla, entità, spirito o forza psichica che ha Jodie. Perché comunque ragazzi, noi abbiamo letto un po' la trama, però ci siamo fermati perché non volevamo spoilerare niente, volevamo gustarcelo, perché come ben sapete, com'era Heavy Rain, che più si scopriva nel gioco e più ci si appassionava, più ci si incuriosiva della trama stessa del gioco. Perché poi ragazzi, quello che posso giocare io finisce in un modo o va avanti in un modo, quello che potete giocare Albo va in un altro modo. Quindi hanno introdotto questa funzionalità di giocare insieme, quindi giocare tutte e due contemporaneamente, quindi senza uno split screen, cioè viviamo la storia nello stesso momento come la stiamo vivendo. Allora ragazzi, una chicchetta: per giocare con il tuo dispositivo connettiti tramite l'app Beamon Touch. Beh ragazzi, allora, innanzitutto ci siamo preparati per questa evenienza e l'app che sta parlando il gioco è questa, quella del gioco ufficiale Beamon Touch, che noi andiamo a cliccare e come potete vedere abbiamo il controller all'interno del nostro cellulare. Innanzitutto possiamo interagire con questo cellulare andando direttamente su gioca, la prima parola che si può cliccare, e bisogna aspettare che si connetta alla rete wifi con il quale avete collegato la vostra PlayStation 3. Una volta che riesce, nessuna partita trovata, lui sta ricercando, perché giustamente connessione, ed ecco qua, ecco il controller. Vedete, è anche sul monitor è comparso il dispositivo del telefono. Certo, perché è stata associata. Questo è per farvi vedere ragazzi che più andiamo avanti con la tecnologia, più i nostri tablet e smartphone svolgono una funzione importante,
sia nel campo videoludico sia comunque nella vita di tutti i giorni, quindi che usiamo per telefonare, messaggiare o stare in contatto con le persone magari lontane, o semplicemente mandarci un messaggino o condividere qualcosa sui social network. Beh ragazzi, innanzitutto devo dire una cosa. Questo è veramente una cosa incredibile. Ho acceso la luce un attimino per aiutarci anche a vedere un po' meglio. Questo è il joystick virtuale che ci dà l'opportunità di comandare i tasti normali, nonché i più importanti, del nostro personaggio. Beh, potete vedere comunque che lo sfondo si muove. Sì. Cioè, ragazzi, mi sembra di aver fatto un tuffo nel futuro. È una cosa incredibile. Cosa ne pensi tu, Manu? Beh, è una cosa stupefacente guardare quanto ci sia l'interazione tra PlayStation e smartphone, o tablet che sia, perché l'avevamo già vista una cosa simile, vi ricordate, in GTA? Sì. E lo ritroviamo in questo gioco, che comunque è un genere diverso, molto più particolare, però molto attento comunque alla tecnologia. Guarda, io intanto sto schiacciando qua i tasti come un bambino in attesa e guardate cosa succede. Fa dei suoni e fa scorrere la parte sotto, lo sfondo. Ragazzi, non so neanche io cosa dire, sono impressionato. Poi comunque vada, sono contento anche perché finalmente possiamo dire che siamo quasi arrivati, giunti diciamo così, alla fine di questa installazione in corso, che sinceramente apprezzo tantissimo, perché chissà che cosa starei installando. Però comunque vada, dopo un po' anche. Beh, questo mi fa presagire che più un gioco è grosso, quindi richiede tanto spazio sulla Play o la 360 che sia, di installazione, vuol dire che ha tanti contenuti, di conseguenza potremo godere di tante cose in più su game. Ragazzi, ho di nuovo spento la luce, voi mi direte, ma perché? Perché adesso inizia il gameplay, diciamo così, ufficiale finalmente di questo grande titolone. Perciò ragazzi, come potete vedere, confermiamo con la X del nostro joypad virtuale. Fuori, ragazzi, fuori! Mamma! Via, ragazzi! Sembra di vedere un film. Sì, sì, sì. Come avevamo già visto in Irene, al film. Sì. Qualità di immagine cinematografica, ragazzi. Sono nata con uno strano dono. La capacità di vedere ciò che nessun essere umano ha mai visto prima. Nella mia testa è il caos. Immagini, suoni, odori. Ricordare mi serve per aggiustare le cose successe finora, per ricordare chi sono. Se dovessi dire come è successo, potrei cominciare. Vado! Mamma! L'ho trovata sul ciglio della strada, in mezzo a nulla. Guardate com'è diventato il giorno. C'è stato un incidente. Qualcuno mi ha fatto del male. Ho provato a schiacciare la pausa e adesso mi parla. Mi dia un nome. Magari un contatto. Avrà un familiare. Un amico. Qualcuno che possa riconoscerla. Siamo di poche parole. Se lei non mi aiuta, come facciamo? Così è inutile. Cos'è questa? Una cicatrice?
aspetta, ditegli di attendere il mio arrivo. Quanti anni, ne comunicateglielo subito, mi avete sentito? Dovete fermare. Non vorrei dire una sciocchezza, ma io penso che con questo controller sia Eden. Perché non ho altri tasti, oltre a quelli importanti. Oppure sono lei, non lo so. Però adesso vediamo. Ragazzi, è un trigger. Che sta succedendo? La ragazza di prima, dove si trova? C'è arrivata la SWAT per lei, è molto importante. Scusate ragazzi. Dà anche caricamento qua sullo smartphone. Pensa a te. Caricamento. Ed è diventato di nuovo viola. Dovrebbe essere l'inizio della storia di questo personaggio, ma più che personaggio potremmo anche dire eccoti qua. Curiosità. Come va? Di questo game, perché qua conosceremo Jody e Eden, ragazzi. E andremo a vedere le potenzialità del personaggio principale, Jody, e effettivamente capire sotto che forma si aggira questo game. Ricordo che è un thriller psicologico, perciò avrà una trama sinceramente veramente paurosa. Quando vedi il pallino bianco, toccalo per interagire. Ok. Perfetto, devo trascinare Jody. E me ne sono andato sul letto, ragazzi, perché non ho voglia di andare avanti. Non so che sei stanca, Jody, ma dobbiamo andare. E allora, innanzitutto dico che non è per niente facile giocare con il controller sul cellulare, ve lo dico proprio sinceramente. Però, ragazzi, questo è il controller. Quello è uno smartphone, vedete? A che punto siamo arrivati? Ok, Nathan ci aspetta. E sono molto fedeli i comandi, cioè non lag, ragazzi. E adesso andiamo a vederlo un attimino insieme. Dai, non ho più spazio. Ciao, Cole. Ehi, Alan. È quasi pronto. Doveva esserlo da 2 settimane. Vedete, io muovo il personaggio così. Ciao, principessa.
Siamo proprio belle oggi. E con l'altro. Eccoci qua, Yui. Posso aiutare il movimento. Molto probabile. Guardati intorno. Teniamo schiacciato un tasto sulla direzione e con l'altra passiamo il dito per vederci intorno. Solo che non riesco a capire come mai. Non riesco a farlo. Ecco, questa è una delle difficoltà. Sì, perché siamo abituati a questo. Ah, sono stato io che ho sbagliato, scusate. C'è il tasto da schiacciare apposta, occhio. E guardarsi intorno, ragazzi, guardate. Possiamo andare avanti e ci guardiamo. Guardate il tasto qua, occhio, che si è andato a creare qua sotto. Tenendo schiacciato questo, muoviamo sulla console e vediamo il muoverci. Poi basta lasciarlo per cominciare di nuovo a continuare a giocare con il controller. Io passo questo gran controller a Manu per anche lui sperimentarlo. Intanto proviamo effettivamente questo joystick, vediamo se ora ci mettiamo neanche questo. Perciò la possibilità di giocare in due adesso magari la andiamo a scoprire un attimino. Ecco fatto. Puoi mettere pausa un secondo per andare a capire. Ecco qua, adesso funziona il joystick l'altro. Perciò sicuramente vuol dire che con questo joystick normale siamo Aiden. Perciò anche lì succede niente per ora. Andrà tutto bene. Io sono più accanto se hai bisogno. Fai vedere che giustamente tu hai un altro joystick. Ehi Joey, mi senti? Prova a schiacciare il tuo albo. No, quando è collegato, ragazzi, lo smartphone, gli altri non fanno niente. Ok, iniziamo. Però una cosa che abbiamo notato adesso è che se lui con il personaggio non sceglie, noi possiamo influire la sua scelta come Aiden all'interno di lei e facendo sì che si risolva come noi vogliamo. Per dire, noi prima volevamo sì, come avete visto ho schiacciato tante volte la X corrispondente e siamo riusciti a farle rispondere X. Vedi? Adesso le è comparso un tasto, fallo vedere. Quello di cambiare adesso di ruolo. E tocca a me. Ah no, tocca sempre a lui. Eh sì. Perciò l'opzione al secondo joystick non c'è. Scorri a sinistra per girare a destra. Sì. Sei sempre tu. Perciò mi sa che giocando con lo smartphone si disattiva anche il joystick. Esatto ragazzi, guardate, funzionalità occhio, quindi sto utilizzando Aiden e mi sto guardando attorno, quindi abbiamo visto che la carta è la stellina, click, switch, adesso qua dobbiamo scegliere la carta e abbiamo i controlli per scegliere la carta, quindi mi ha detto che è la stellina, scegliamo la stellina con la X. E voilà! Ragazzi, è allucinante! È bellissima questa cosa qua. Ma volevo magari solo capire come si poteva fare per svolgere Forse dobbiamo ricominciare la storia dall'inizio quando chiede solitaria oppure condivisa. Perché c'era anche condivisa? Sì. Allora ragazzi, questo allora ne approfittiamo, iniziando nel migliore dei modi, vi abbiamo fatto vedere con il controller speciale per lo smartphone, quello che sta usando Manu, e vi abbiamo fatto conoscere anche la storia di questo game. Le pulsazioni del soggetto scendono a 45. E magari dopo possiamo iniziarne una condivisa tutto insieme. Certamente, per far vedere questa peculiarità. Adesso ritorniamo a lei. Non mi ricordo assolutamente quale sia la carta.
Quindi, ah, esatto, ci siamo messi a parlare, vi facevo vedere e mostrare i vari comandi sullo smartphone. Proviamo, cerchiamo magari di ritornare da... Eh sì, a sto punto ne approfittiamo. Ok. Ok, era il quadrato. Ok, ritorniamo. Voilà. Schiacciamo. Tanto vedete la risposta immediata. Prossima carta. È vero. È proprio immediata. Prossima carta. Ritorniamo a Eden. Rischiacciamo sullo smartphone. Righe ondulate. Riguardiamoci un attimino attorno. A volte la sensibilità è addirittura forse un po' troppo. Sì, è vero. Infatti si può calibrare. È incredibile. Ritorniamo a Jody. Abbiamo detto righe ondulate. Voilà. Molto cioè, bene, molto bene. Proviamo qualcos'altro. Ci sono delle costruzioni sul tavolo dell'altra stanza. Pensi di riuscire a farle vedere? Spacca tutto, mano. Ad esempio questa funzionalità. Voilà. Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. L'esperimento è finito. La porta è bloccata! Ragazzi, è abbastanza difficile, eh? Forse è solo bloccata. Spacca tutto. In questo momento stiamo impersonificando la Eden, ragazzi. Questa entità paranormale, con non so, spirito, come potremmo chiamarlo? Aldo? Un angelo. Ah, forma del gioco. Qua vedete come possiamo passare attraverso le strutture. Voilà, guardate ragazzi, che fenomenale l'interazione. Adesso continuiamo a rigirarci. Tieni premuto. No, no, ti diceva tipo che le potevi fare qualcosa. Cliccate, rigiriamoci. Primo trofeo conquistato, ragazzi. In diretta. Possiamo iniziare la modalità condivisa? Per... Sì, io direi, facciamo, vi facciamo rivedere la partita. Ma... Ah, in due. In due stavolta. Perciò possiamo procedere con il tasto pausa direttamente, impostazioni, e possiamo staccare il joystick.
così da poter comandare magari adesso opzioni. Ok, ricollega il tuo controller, ok, per cambiare il metodo di gioco vai al menu principale, modalità di gioco, torna al menu principale. Andranno persi? Sì, non c'è nessun problema, tanto l'abbiamo fatto apposta per farvi vedere questa particolarità dell'applicazione di questo gioco incredibile. Ricordiamo ragazzi di cosa stiamo parlando, eh? Modalità di gioco solitaria, coop, solitaria, coop. Comunque si può giocare lo stesso anche col touch, se vuoi, lo sai? Ah, sì? Sì, modalità coop si può giocare lo stesso, che tu puoi essere Aiden con... Anzi, perché no magari? Vuoi giocare con... Oppure facciamo vedere i due modi di... È meglio. Ok. Adesso usiamo il carico joypad, ragazzi. Allora, chi... io sono Aiden. Ok, e io Jody. Ci scambieremo i joystick per far sì di provare tutte e due insieme questo game nello stesso modo. Perciò anche io devo cambiare, no? Ok, l'occasionale. E poi continuo. Esatto. Per non perdere neanche il filo della storia, ragazzi, c'è andata anche di ciapet così. Così non ricominciamo il gioco. Wow, Manu. Bella. Ragazzi, c'è questo ambiente un po' oscuro perché è per immergervi nel game, nel migliore dei modi. Sento che ci stanno guardando tutti. Non è una sensazione, ci stanno guardando come... Chi sono queste persone? Diamo un po' di luce perché sennò ragazzi è diventato troppo scuro e non ci vedevate più. È tutto in diretta, senza problemi. Sì, naturale. Se qualcuno ti parla, tu sorridi e basta. Quindi vuoi che mi comporti con naturalezza o vuoi che sorrida? Hai il senso dell'umorismo. Solo quando me la faccio sotto. Ryan, sono contento che sia venuto. È un piacere, Sheik. Le presento la mia assistente. Elisabeth, non sapevo che la diplomazia americana potesse disporre di un fascino così disarmante. Il piacere è mio, Elisabeth. Signori, vi lascio la vostra ospite. A più tardi. A presto. Mi detesta. Mi piacerebbe vedere la mia testa sopra. Ma tu hai fatto quello. Mi sono così grata. Vado a stringere qualche mano, tu trova un posto tranquillo. Sai che cosa devi fare. Ambasciatore, ma che piacere vederla. Mi senti un posto tranquillo. Sta usando lui, eh? Sono spiacente, quest'area è riservata. Solo personale interno. Area riservata, va bene. Ma ah, possiamo interagire e chiedere qualcosa? Tieni premuto. Lasciamo stare il tasto X in questo momento, ok, ci siamo gustati abbastanza la musicista. Allora, ma qui un balcone, qualcosa di tranquillo, anonimo. Stiamo girovagando nell'Eterno in questo momento per trovare un posticino tranquillo. Si può prendere qualcosa dal tavolo? No?
ragazzi, per fuori ragazzi. Ok. Ma è in mano. Perché non pensarci prima? Ragazzi, vanno degli uomini e delle donne. Delle donne, no? Ne approfittiamo. Sono io. Guarda. Questo game è incredibile. E poi è anche intuitivo. Cioè, come ti comporteresti tu, devi giocare anche in questo game. Non ti esce tranquillo, Andrea. La racconto con la H, ti sa calmare. Qua starai con la scena, la cagia, la cagia. Qua finirai. L'altro del page è molto bello, ragazzi. Aiden, sei pronto? In una delle stanze di sopra c'è un grande quadro. Dietro c'è una cassaforte. Dentro ci sono documenti che stiamo cercando. Ma ci sono guardie e telecamere, quindi devi fare molta attenzione. Devi schiacciare tu? E ha vibrato il mio controller! Io non tocco il joystick, ragazzi. Ok, ci siamo un attimo. Non so come... Ragazzi, mi sembra... Riproviamo con lo smartphone? Eh sì, perché... Non saprei. Però comunque vada. Trovato, ragazzi. Ecco qua. Ok. اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر، سأذهب حالا. أنا في المكتب، كل شيء في مكانه. E
possiamo ritornare nella stanza. Ok. Ragazzi, prende un sacco questo game, veramente sì. Un sacco. Ok, cassetto. Tocca a lui, eh? A me vibra intanto il joystick. Incredibile ragazzi, incredibile. Già, tutto bene. Non toccarmi. Voglio andarmene. Va bene, ci vediamo. Wow ragazzi, in un film. Ragazzi, il video lo concludiamo con un altro bel trofeo e abbiamo concluso lo special di oggi e ci godiamo anche l'ultimo video di chiusura. Beh ragazzi, abbiamo iniziato col giorno e finiamo con la notte. Una bella chiusura per un grandissimo special dedicato a questo titolone 2013, Beyond Two Souls. Perciò ragazzi, mi raccomando, rimanete sempre qua sullo Toku TV Italia per guardare gli altri, anzi i nostri tanti numerosi servizi che saranno sempre più belli, più accattivanti per accontentarvi tutti voi che ci seguite. Beh, anche per oggi è tutto, un saluto da me Alberto e da me Emanuele e ci rivediamo sempre qua sullo Toku TV Italia per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi, alla prossima!